Salve a tutti i Clashers, da Dennis di RBN e RandaG by Night. Oggi vi faccio vedere un attacco in live. In questa guerra tra RBN e Earnit siamo 2 stelle di vantaggio, 48-46 con 3 attacchi meno. Crediamo di vincerla, speriamo di sì. E l'attacco vi farò vedere appunto quello che verrà effettuato a breve da Francesco. Sto aspettando insomma che inizi il suo attacco. Speriamo che vada bene e che non faccia puttanate. E quindi non so nemmeno su che numero andrà, tra l'altro, quindi sto attendendo io insomma insieme a voi. A breve dovrebbe partire, eccolo qua, sul numero 8. Se magari si aprisse l'attacco, forse. No, non ti spegnere connessione. Ecco, è partito, dai. E allora, numero 8, Forbidden Trees. Come cazzo si dice? Forbidden Trees, ok. Forbidden Right. Scusate, ma il mio inglese non è male, però, con questi nomi qua. Aquwalk Lalun, villaggio anti-3. Come vedete, è già uscita una Tesla, 3 furie, 1 assalto e 2 velocità, quindi fa sicuramente un attacco insomma molto molto bello. Quindi utilizzerà, credo, 1 o 2 furie sulla Q-Walk e ovviamente l'assalto, le 2 veleno per far fuori il castello e poi 3 mastini, 16 mongolfiere e 6 sgherri clean. Ha fatto partire la sua Queen da sinistra, come avete visto, ha messo già uno sgherro a un po' a nord per far penetrare la Queen, un altro sgherro sulla sinistra, come vedete sulla caserma, utilizza, come pensavo, appunto una furia sulla Q-Walk, la difesa aerea si è già mangiata però un guaritore, quindi adesso si affievolisce un po' il supporto alla regina, che fortunatamente è ancora sotto l'effetto insomma della guarigione dei guaritori che sono sotto furia. Altra furia sulla Q-Walk. Quindi siamo a 2 furie utilizzate sulla Aquawalk. Quindi utilizzerà una sola furia per la Lalun. Quindi un attacco non facile sicuramente. Fa fuori adesso anche la Queen. Fa fuori anche il Re, che però è superfluo per gli attacchi aerei, ma si trovava per la strada. Adesso si accinge a togliere anche il cannone e la torre arciere. E a breve credo farà partire la Lalun. Sta già perdendo abbastanza tempo, ragazzi, ha già fatto circa un minuto e passa soltanto via Q-Walk. Parte adesso con le mongolfiere. Esce una Tesla, guardate le mongolfiere messe in modo veramente strano, quindi ne ha messe tantissime sulla sinistra e li sono anche uscite improvvisamente le Tesla. Adesso parte con un altro mastino e altre mongolfiere, ne rimangono soltanto 6. Il terzo mastino l'ha già mandato sull'altra, era rimasta insieme alle ultime appunto 6 mongolfiere. Il mastino che era nella sorella precedente adesso ha switchato sull'altra aerea. Le mongolfiere sono ancora molte e la torre stregone si è tra l'altro focussata sul mastino, è rimasto solo un cannone. Adesso ci sono circa 12-13 mongolfiere praticamente intatte. Utilizza adesso gli altri 4-5 sgherri di clean per appunto spazzare via gli ultimi edifici e quindi consentire insomma di concludere l'attacco al pelo. Mancano soltanto 20 secondi, ragazzi, attenzione. Può essere anche che non riesca. Nel frattempo qua la condizione è andata a puttane. Per favore, non staccarti, perché veramente sennò va tutto in fumo. 18 secondi rimanenti. È rimasto bloccato così, non so nemmeno come andrà a finire. 17, eccolo qua. L'attacco continua. 15, 14. Mamma mia, ragazzi, mancano 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, mamma mia, 4, 3. Non riesce, ragazzi, non riesce. Mamma mia, 95%, 95%. Porco 2, 95%, credevo ci riuscisse. Peccato, non c'è un bell'attacco. Ci vediamo al prossimo video da Dennis di RBN e RandaG by Night.